Benvenute, benvenuti. Bentornate, bentornati! È tantissimo che io non vengo qui da Patchwork Victim, è un sacco proprio, ma mi ha mosso la curiosità di aprire insieme a voi. Vabbè, io mi sono già aperta la mia, ma mo vediamo cosa c'è in questa qua di esempio che vi mostriamo al termine della campagna. Sono passati tanti giorni dall'ultimo video che abbiamo pubblicato e siamo tornate proprio. Non poi così tante, sono andata via subito e adesso sì, possiamo. Certo, ma insomma ci siamo, è passato del tempo e ora possiamo finalmente svelare il contenuto della patch in the box numero 16. Me la tenevo in caldo proprio per pamper così. Siamo peggio del solito, oggi è stupendo, si vede che era tanto che non le facevamo. Perché voi non sapete, allora esce la patch in the box, esce il video, no spoiler, escono tutti i contenuti. Poi noi no spoiler. Poi noi abbiamo il video dello scarto, la foto con tutti i prodotti della box, il tutorial. E passano i giorni. Perché poi voi anche le comprate, ma magari non tutte arrivano a destinazione, non tutte vengono ritirate subito, c'è l'amica che deve venire da fuori Trieste, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo rovinare la sorpresa a nessuno. E devo dire che anche voi siete bravissime, perché non pubblicano niente, oppure pubblicano dicendo, com'è bella, però se tutte le cose dicono, no, perché tu fai paura. No, ma secondo me è una solidarietà fra loro, no? Perché oggi io rovino la sorpresa a te, tu lo rovini. No, si tengono tantissimo. Brave. Dico brave perché non ho ancora maschietti che comprano la box, quindi bravi sulla fiducia, però fatevi sotto. Vediamo cosa c'è dentro. Ora finalmente dopo tanti giorni di attesa siamo tornate. Chissà che giorno sarà. Va, 3, 2, 1. Ecco qua. Da cosa comincio? Comincerei dalle stoffe. Vai. Che parlavamo tanto di queste splendide stoffe primaverili. E guardate, 5T, tutte quelle cose là, vediamo per buone, avete capito, se non ricomincia. Eccole qua, parlaci di questa collezione inedita, almeno fino all'uscita della box. Assolutamente inedita, ci sono due fantasie con questi fiorellini piccoli, concentrati, secondo me bellissimi, e due fantasie invece più di ampio respiro. Ovviamente il pacchettino è fatto da stoffe della stessa collezione, quindi perfettamente si vede. No, secondo me si apprezza poco perché la fantasia è piccola, ma sono bellissime, hanno tutto questo stile geometrico vagamente cubista, che sullo sfondo nero si capisce meglio. In realtà poi dal vivo si vede benissimo anche sullo sfondo azzurro, che è anche più fine, ma sono veramente stupende, hanno così quest'area un po' scalcinata, facili da abbinare, ma anche figa, con tante tinte unite, quindi se volete potete metterci del giallo, dell'arancio, del pesca, del verde acqua, del bordeaux, insomma veramente potete scegliere voi se dare un'impronta più delicata, più aggressiva, ci sta tutto. Sì, hanno un sacco di possibilità, anche sono probabilmente la cosa che stavamo aspettando per svuotare l'armadio dagli avanzi, perché stanno... Cioè, Fat quarter, faccelo vedere. Mamma mia, male oggi, anche qui, primavera, fiori grandi, e questa è una collezione dedicata alle lumache. Che meraviglia! Però, domani insomma, a cosa dedicheremo? Ai vermi? Ai platelminti? Ci sono delle cose con degli insetti terribili. Ai gasteropodi? Vabbè, comunque sono più fiori che lumachine. Sì, ma poi sono delle lumachette stilizzate. A me questa fantasia qua piace un sacco. C'ha proprio i miei colori, così viola, rosa, polvere. Poi sullo sfondo ha un rosa più tenue, tutto questo giallo allegro. È proprio bella. E le lumachette sono stilizzate. Il gadget è un metro, ma non è un metro, no, giallo, come quello che avete perso la settimana scorsa. Sì, anche, e un metro in ince.
è un metro in Italia. È introvabile in Italia! O quasi! Quasi, l'abbiamo trovato. Perché abbiamo visto che tanti di voi usano più gli inci ormai che i centimetri, e quindi si arregolo di diverse misure, eccetera, ma quando dovete tagliare qualche pezzo grande può esservi utile il metro in inch. Perché sbattersi a contare quando basta copiare. Secondo te, se si come dice il metro, questo si dice è la yarda. È la yarda. È probabilmente la yarda. Nel frattempo Sara ci saluta. Ciao, salutiamo Sara da chiusa fuori. E... Il kit, la cosa cucita. La cosa cucita. Presa benissimo. Sì. La cosa cucita, guarda, righe con righe, sono meravigliosa. È un cerchietto. È un cerchietto stupendissimo. È un cerchietto foderato di stoffa. Super fashion. Sì, che potete cominciare a rompere le scatole a Sara per farle dimostrare come si fa. Ah, sì. C'è il tutorial? Ma sì, noi vogliamo farvi cucire, non siamo gelose. E tutti i cerchietti delle box sono diverse, quindi la sorpresa della sorpresa. Assortitissimi! Sono bellissimi. Chissà cosa mi è capitato. Poi me lo tengo. Sì, sì, tanto la box è tua. È quella di prima che ti hai ripresa. Ma no, penseranno che giri con la box o che non è passato del tempo. Non è delizioso, guarda come sta bene, quanto è carino. Sì. È leggerissimo, è morbidissimo, non stringe per niente le tempie. Ci abbiamo pensato come portatrici di cerchietti, che quando sei alla macchina da cucire, che sei così, tutta questa... Cristina si dice cavelada, secondo me rende l'idea. Tutta questa tenda ti viene davanti e ti inficia un po' la performance. Comunque. E invece questo qua ti tiene i capelli ed è un sacco fashion. Guarda, questo qua c'è Wonder Woman nelle righe. Sì, va bene. Sì, questo tanto sta lei che ha la testa grande. Kit? Che senso la testa grande? Ha parlato... Capoccetta. Il kit. Ve lo mostro così solo per dirvi che è pieno di cose. Ma poi c'è dentro anche una cosa che ci è uscita dal kit, ma fa parte del kit. E ancora non è l'allegato, perché oltre a quello che vedete che era dentro la box, vi ricordo che ci sarà il famoso allegato. E grazie al kit, a questo affare e l'allegato, realizzerete il porta... accessori, porta documenti, porta cose. Perché uno dice realizzerò una pezza, però no, non è una pezza, è tipo libro, si apre, ha il bottone a calamita e all'interno ha gli scomparti grandi con la cerniera. Sì, fai il vinile trasparente che così vedi. Col vinile trasparente separati uno dall'altro. È una figata perché per cucire ci metti tutte, non so, la rotella, i cutter, le forbicette e trovi tutto, hai tutto sotto mano. Ma te lo puoi portare in viaggio, ci metti dentro i documenti, le carte d'imbarco, i passaporti, ci metti direttamente il documento aperto, lo squaderni così, è una figata. Ed è anche di vinile trasparente, per cui sì, insomma, ora non è che vi dico buttatelo nella fontana, ma insomma se sei in viaggio magari c'hai il caffè, la bottiglietta, le cose, le robe, non è che ti squatragni subito il passaporto perché l'avevi messo in un posto non sicuro. Io lo amo pazzamente anche il cerchietto, ma per finire il buono sconto. Ah, non farlo vedere, no. Però c'è, per così potete fare un altro acquisto a cuor più leggero entro il mese. Bene. Metti che vi è piaciuto questo e ne volete fare un altro, vi ricomprate tutte le cose, però sì. Mo ve le tagliate. Io non ve le taglio più. Basta. Fino a maggio non taglio più. Oppure prendete un'altra box che però poi se la saranno finite. Se vedete questo video vuol dire che sono andate. Vabbè, è stato Primo di giugno è la nuova box. Sì, ma non possiamo aspettare il primo di giugno per avere un altro video con te. Quindi bisognerà organizzare qualcosa. Tipo mi devo portare un cambio estivo e fingere al 3 gennaio giro il primo di giugno in mezze maniche, bianca come un lenzuolo. Ma bene, bene. Alla prossima box. Ciao.